Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Biofilm Minutes. Oggi parleremo dell'insieme di procedure volte a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti destinati al consumo umano. Nell'industria alimentare l'acqua è ampiamente utilizzata e il rischio di contaminazioni, specialmente quelle microbiologiche, è sempre presente. Negli stabilimenti alimentari il biofilm rappresenta un problema non trascurabile, con il rischio di contaminare gli alimenti e le bevande che giungono al consumatore finale. Il monitoraggio della crescita di biofilm con la tecnologia Alvim si inserisce perfettamente nel controllo di qualità alimentare, noto come HACCP. Anche questo approccio, infatti, è orientato alla prevenzione e si basa su sette principi. Innanzitutto è necessario identificare le potenziali problematiche che potrebbero insorgere durante la produzione alimentare, attraverso l'analisi dei rischi. In tutti gli impianti dove si utilizzino acqua o altri liquidi, il rischio di sviluppo di biofilm è sempre presente. Il secondo principio riguarda l'identificazione dei punti di controllo critici lungo il processo di produzione. Un punto di controllo critico è un luogo o una fase del processo di produzione in cui sia possibile effettuare un controllo al fine di garantire la sicurezza alimentare. Il terzo principio stabilisce quali siano i valori di riferimento da considerare quando si tiene sotto controllo un punto critico. Per quanto concerne il biofilm, l'unico valore accettabile per garantire la sicurezza alimentare è zero, ovvero tutte le superfici a contatto con i liquidi devono essere sempre pulite. Il quarto principio stabilisce quali siano i requisiti per effettuare le analisi dei punti critici di controllo. La normativa HACCP richiede che tutte le analisi debbano fornire risultati in tempo reale. La tecnologia Alvim, pertanto, soddisfa tale requisito. Il quinto principio stabilisce come pianificare le azioni correttive quando necessarie. Nel caso in cui ci si trovi di fronte a una contaminazione da biofilm, è necessario che l'intervento sia immediato, perché la crescita batterica segue un andamento esponenziale. Il sesto e settimo principio regolano la validazione, la verifica e l'archiviazione dei dati relativi al sistema HACCP. È molto importante accrescere la consapevolezza su quanto sia importante rispettare la normativa HACCP e adottare le opportune misure preventive. Anche in questo caso, il sistema Alvim consente di automatizzare l'analisi, acquisire e immagazzinare i dati, riducendo al minimo la possibilità di errori. Riassumendo, possiamo dire che nei sistemi industriali di produzione alimentare il rischio microbiologico è sempre presente e laddove vi siano liquidi potrebbe crescere biofilm. La tecnologia Alvim rappresenta uno dei sistemi più efficaci per il controllo della crescita di biofilm e rientra perfettamente in tutti i requisiti della guida HACCP. Per saperne di più, potete leggere l'articolo completo cliccando al link in alto. Non perdetevi gli altri casi applicativi, potete visitare il nostro sito oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica. Saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie per averci seguiti, arrivederci a tutti.